Benvenuti, benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare delle top news sul mondo cripto, però prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Mi raccomando, vi lascio anche il link del canale Telegram sotto in descrizione. Allora, il video di oggi andremo a parlare delle criptovalute che ovviamente già abbiamo parlato veramente tanto in passato, ma perché ci sono delle novità? E vi dico che tutte queste criptovalute sono acquistabili tramite eh, BingX, ok? Quindi in questo caso se siete interessati a tutte le criptovalute che vado a parlare, in questo caso vi lascio il link sotto in descrizione, BingX non serve la verifica di identità né niente, basta solamente la vostra email e possiamo andare a comprare criptovalute. Ora eh, ritorniamo comunque a parlare in questo caso delle eh, cripto vediamo che... Eh, Shiba Inu, okay, Unification ha terminato il suo lavoro per Shibarium. Il responsabile del prodotto risponde. Allora, il team è stato incaricato a costruire la soluzione Ethereum Layer 2. In questo caso, il, um, uno, dello, uno sviluppatore okay, dell'Unification Foundation ha rivelato che il team mantiene un ruolo di consulenza principale sul progetto dopo la versione beta. Lo ha rilevato Sandri sul gruppo Telegram, o che sul suo messaggio Telegram profilo e eh, si è chiesto se il team avesse svolto abbastanza lavoro sulla soluzione eh, Ethereum Layer 2 e ha risposto appunto che la fondazione continua a lavorare su Shibarium come principale consulente tecnico e architettonico del progetto tuttavia questo lavoro è anche altamente sinergico allo sviluppo interno dato la portata e l'utilizzo del prodotto appunto del progetto e in questo caso ha pubblicato anche eh, questo tweet, la conversazione quindi in questo caso va a eh, andare a parlare soprattutto di questo fattore. Poi c'è anche questa criptovaluta, ok, che è comunque sempre del Unification, si chiama Fund. Ora attualmente è in perdita, ma nel breve periodo, capite bene, che io ve ne ho parlato di qua, ok? Non come quei fake guru che fanno, dicono che ci sarà, tot ci sarà qua. No, ragazzi, io ve l'ho parlato molto, ma molto prima. E in questo caso ha fatto un grande pump, arrivando, superando oltre il eh, diciamo il suo hold time high perché, comunque, prima di questo il suo hold time high è stato di 20 centesimi di dollaro. Dopo che ne ho parlato e vi ho annunciato, comunque, c'è questa criptovaluta che collabora, in questo caso con Shiba Inu. Il suo prezzo è arrivato a 64 centesimi di dollaro, ora è sceso. Però chi lo sa, ovviamente no consigli finanziari, qualora volete investire in questa cripto dovete fare esclusivamente la vostra analisi, va bene? Continuiamo, in questo caso voglio parlarvi soprattutto di questa criptovaluta che eh, diciamo ultimamente si è persa un pochettino, anche il suo prezzo si è perso un pochettino attualmente, 1,19 19 possiamo andare a vedere che... Comunque è sempre in positivo, il suo all time high è stato di 3 dollari, ha superato i 3 dollari. Ma in questo caso voglio parlarvi soprattutto che c'è nel mercato all'interno qui, ok? Possiamo acquistarlo anche tramite Bing X, ok? Vediamo qua. Ma c'è anche una novità che Crypto.com è diventato ora il decimo più grande detentore di Bond. Dopo ovviamente la notizia di Shiba Inu, ok, dove se non sbaglio era in top 5 per quanto riguarda i detentori di quella uh, criptovaluta, anche crypto.com si ripresenta sull'intero ecosistema di Shiba. L'intero no, perché sapete ne mancano altri due. Una sarebbe il eh, Doge Leash, un'altra è Trit, che comunque uscirà. Ovviamente in questo caso le persone comunque ancora non, non sanno qual è la loro funzione, però giustamente io vi ho anticipato eh, quale potrebbe essere la sua funzione. Ovviamente se vi iscrivete e guardate comunque, continuate a guardare i miei video, lo sapete anche voi. Quindi in questo caso crypto.com punta soprattutto tanto tanto sia su Shiba che su Bonn. Poi continuiamo, in questo caso Coyo brucia 733 milioni di CIB inu, 758 milioni di cibo distrutti in 24 ore, quindi in questo caso 733 in una transazione e questa qui in 24 ore. Quindi tutto questo possiamo vederlo qua su Shibarn, quindi già sapete il sito, già ve ne ho parlato. Quindi, qualora volete andare a controllare, basta scrivere shibarn.com e entrate comunque all'interno dell'ecosistema dove vanno a bruciare eh, i Shiba Inu. Allora, per quanto riguarda comunque l'ultima notizia, eh, diciamo di questo video, è, eh, si parla soprattutto di lunch, ok? Terra Classic. Attualmente sta avendo un bel pump, ok? Ovviamente siamo in perdita nell'ultima settimana, anche nell'ultimo mese, anche negli ultimi tre mesi, nell'ultimo anno non ne parliamo perché un anno fa guardate cosa è successo. Mamma mia, però in questo caso, data di lancio di TerraPort confermata: launch dà la priorità all'utilità rispetto all'aumento dei barn, quindi in questo caso eh, la community è comunque hanno dato questo fattore che eh, il rifiuto di una proposta volta ad aumentare il tax burn rate allo 0,8%. Quindi ora vogliono soprattutto far sì che aumenta l'utilità, ok? E quindi eh, non si sono più che altro soffermati sul burn dei token. Ovviamente in questo caso il gruppo è Terra Civita, il gruppo di errore ecosistema della DeFi Terraport ha confermato che il progetto verrà lanciato il 31 marzo. Le osservazioni del gruppo di sviluppo sono in sintonia con le informazioni dettagliate della roadmap di Terraport rilasciata la scorsa settimana. Gli ultimi commenti eh, appunto provengono dai recenti sviluppi relativi alla proposta 1139 e 7, la proposta che mirava ad aumentare il tax burn dallo 0,2% allo 0,8%, che è stata recentemente rispinta dalla community di Terra Classic. Ovviamente, questa cosa ha fatto un pochettino storcere il naso ai holders, ok, di Terra Classic. Però a mano a mano comunque eh, secondo me questa cosa si può risolvere perché vi ricordo che la roadmap che è stata lanciata, ok qualora non lo sapete, ma è stata lanciata fino al 31 di marzo, poi c'è l'aggiornamento, quindi eh, quella di aprile verrà aggiornata, ci saranno ulteriori step, quindi eh, ovviamente io in questo caso sono sicuro al 100% che... Potrebbe eh, aumentare ovviamente l'interesse, soprattutto su Terra Classic, ma anche sulla Tax Barn. Quindi eh, state attenti: magari ora è il momento buono per acquistare, però non sono un consulente finanziario, quindi già sapete tutto. Detto questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi, ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video.